chi siamo noi? Questa frase si trova nell'avvio del 1931 dei Quaderni Neri di Martin Heidegger, che come noto erano neri non perché riguardano il nazismo, ma per il colore della copertina. Poi c'è la questione del nazismo dentro. Noi è indice dell'infinito della parola, mentre il noi ontologico, implicito nella domanda di Heidegger, è indice dell'infinito potenziale, l'infinito durevole, che dura quel che dura, come asserisce Lacan della psicanalisi come pratica. Ontoantropologia, quella di Heidegger. Inoltre, sia che noi sappiamo chi siamo, sia che noi non sappiamo chi siamo, giriamo in tondo. In girum imus nocte e consumimur igne. Lasciamo ai lettori di reperire chi l'ha scritto, è il titolo di un libro, in francese tra l'altro, anche se è latino. Forse Martin Heidegger si è consumato al fuoco del nazismo. È lo strazio del suo disvelamento dell'essere e della verità. Inassumibile l'elemento linguistico essere. Io sono, io non sono, noi siamo, noi non siamo. Parmenide and Company. Non offrono nessuna presa sulla parola e, tra virgolette, sono esagerazioni, indici della mano intellettuale, né sostanziale né mentale. Mentre la mano della scimmia antropoide è insita dove? Nell'autoaffermazione, anche tra università e popolo. Per Celia rispondiamo alla terza domanda che inaugura i Quaderni Neri di Heidegger. E potremmo dire che noi dobbiamo essere per riscuotere ciò che noi dobbiamo avere. Tutta la questione dell'essere è l'altra faccia non detta della questione dell'avere. Le due messe assieme sono le due facce della questione chiusa, della questione del nulla. Perché non si tratta di essere un bel niente e di avere nulla. Meno per i cattolici, San Francesco forse è un insegnamento da coltivare. Essere, avere, è un animale fantastico, una coppia dicotomica, una filiazione genealogica che procede dall'albero della conoscenza e non dall'albero della vita. E non c'è alternativa tra avere o essere, come ha postulato Erich Fromm in un libro di grande successo. E non è il modo di leggere l'esperienza di Gesù questa, e nemmeno quella di Francesco. Chi siamo noi? I padroni sono, gli schiavi non sono. Non riprendo questa questione adesso. Domanda questa, chi siamo noi, che qualcuno avrebbe potuto formulare allungato sopra un divano. Insistenza sull'essere, l'avere, la fulminante carriera universitaria, così l'ha chiamata un altro filosofo che si è occupato di Heidegger, Franco Volpi, le donne, l'avere le donne intendo, le donne di Heidegger, no?
In risposta la moglie generosamente ha fatto un figlio con un altro, che porta il nome Edgar, e che è l'esecutore testamentario ancora oggi degli scritti di Edgar. E soprattutto il popolo, il suolo, la campagna in montagna, il sangue. Tolto l'originario, tolta la parola per il discorso, il fantasma per l'immagine, governa la supposizione, l'imposizione, la trasposizione, governa le funzioni della parola, governa la rimozione, ecco la guida. Governa l'imposizione. Governa la trasposizione. Governa il punto di schisi, governa il sinodo, al quale è sostituito il circolo misterico. Né noi siamo, né noi non siamo. Replay proprio. Nemmeno il noi siamo e non siamo di Eraclito, né il noi siamo di Parmenide, ma il chi siamo noi. Dove sei, Adamo? Il lupo fa la pecora. Anche Cesare, no? Non emerge, credo, dalla via senatoriale, ma da quelle tribunalizie del popolo. Ma questa pecora è quella con gli artigli inventata da Kafka, indugia, e non si attiene all'autorità della parola, tra autoritarismo e anti-autoritarismo, tra affermazione e dimissione, intendo precisamente dal posto di rettore. L'essere, ossia il principio di imposizione linguistica, accade per l'intervento dei suoi doganieri e scriba. È il caso di leggere la vicenda dell'evidenza nella filosofia di quello che fu maestro di Martin Heidegger e quindi in Edmund Husserl. È l'orgia del potere, sperimentata da ogni chef, e non solo da Alessandro, Cesare, Napoleone, Hitler, Stalin, Mussolini e tutti quanti e non quali. È anche l'orgia del potere di ogni uomo su ogni donna. Ma non c'è solo l'ogni, che è un fantasma. Ciascuno non ha questo potere. Quando poi la donna e l'uomo non siano più ogni, comincia il Rinascimento. La metafora, il transfer, l'amore. In noi, come indice del trasfinito nell'atto, senza più fatticità e gettatezza nel finito. Noi senza più ontologia. Impossibile la fenomenologia del noi, come ogni altra fenomenologia. Presa molto sul serio, ma io rideva già Peirce del successo della fenomenologia di fine 800 e la chiamava faneroscopia, cioè la vista di quel che appare, appunto l'evidenza. Ma l'evidenza
se esistesse, sarebbe una proprietà di padroni. E dovremmo dire che è quel che li accecca.